Buona serata, nuova edizione del TV Giornale di Telestense, edizione che apriamo subito con l'aggiornamento dei casi Covid nelle ultime 24 ore. Nel Ferrarese purtroppo si registrano ancora 4 decessi, ma tutti i dettagli li sentiamo nel servizio. Reparti Covid dei tre ospedali ferraresi quasi pieni, secondo i posti letto a disposizione, come riporta la fase 3 del piano pandemico provinciale. A Cona si stanno creando nuovi posti letto in altri reparti per ricoverare i pazienti col coronavirus. Non è facile la situazione nei nosocomi Covid estensi, dove non si fermano i ricoveri. Anche i decessi purtroppo non si fermano, 4 ferraresi tra i 78 e gli 88 anni, 41 le vittime nel resto della regione Emilia-Romagna. Nel Ferrarese cresce il numero dei nuovi positivi rispetto a martedì, ma su un numero maggiore di tamponi eseguiti, 140 i nuovi contagiati, 112 i nuovi guariti, numeri in linea rispetto al giorno precedente. Boom di vaccinazioni martedì nel Ferrarese, più di 2.400 le dosi somministrate in un giorno, ben al di sopra della media giornaliera di 1.800, quasi 66.000 le vaccinazioni totali da inizio campagna, con quasi 22.000 seconde dosi somministrate. L'aggiornamento Covid in Emilia-Romagna invece vede su oltre 34.000 tamponi effettuati 1.725 nuovi positivi. Intanto prosegue da parte della Regione la ricerca di personale sanitario anche dall'estero, pubblicato il secondo avviso della Regione per la ricerca di medici, infermieri e operatori sociosanitari. Intanto parliamo anche di vaccini, visto che il ritmo delle vaccinazioni ormai è tornato alla normalità dopo lo stop di AIFA su AstraZeneca. Ora l'attenzione si concentra da un lato sulle possibili reazioni appunto alla stessa vaccinazione con AstraZeneca e dall'altro sul compito che spetta al medico vaccinatore sulla base dell'anamnesi. Sentiamo come hanno risposto a queste domande il professor Crisanti e la dottoressa Calamai nella puntata di Focus Ferrara su questo tema. Vediamo. Quali sono i segnali di allarme di una reazione potenzialmente rischiosa, cioè che rappresenti qualcosa di più di quella reazione tipica di cui ci ha parlato il professor Resati? Io penso che sulla base di quello che abbiamo appreso dall'EMA, diciamo, l'effetto, diciamo, collaterale che è più spiacevole chiaramente è quello di una febbre molto elevata con spossatezza che può durare anche 2 o 3 giorni. Non ci sono al momento effetti collaterali o complicazioni gravi che possono essere attribuite al vaccino. E su questo dobbiamo veramente essere chiari. Non esiste nessuna prova che le 6-7 persone che sono decedute in Europa abbiano subito questo evento sfavorevole a causa del vaccino. Quindi non mi sento di dire che che esiste una correlazione. Tuttavia, se dopo la vaccinazione una persona ha problemi di febbre alta dopo il secondo o terzo giorno, sicuramente dovrebbe contattare il medico. Le reazioni avverse sono state ben studiate ed inquadrate anche nelle fasi di sperimentazione dei vaccini, di tutti e tre i vaccini al momento in uso. Quindi su tutta la numerosità dei soggetti, 44.000 per Pfizer piuttosto che 32.000 per Moderna e idem per AstraZeneca, sono stati studiati, divisi al 50% fra soggetti placebo a cui veniva iniettato un placebo e soggetti in cui veniva iniettato il vaccino, sono state studiate le reazioni avverse e suddivise tra quelle comuni, diciamo così, e comunque non gravi e altre reazioni di maggiore complessità e quello che è stato visto che la percentuale di alcune tipologie di reazioni anche gravi era analoga tanto nell'iniezione del vaccino quanto del placebo. Ma lasciamo al medico vaccinatore di decidere se fare o meno quel vaccino nel caso in cui l'anamnesi sia problematica? Non lasciamo tutto al medico vaccinatore, che comunque non è un peregrino, visto che è un medico specialista lì collocato, quindi non è uno chiunque, non è una persona qualsiasi, fa il medico di professione.
Per cui il soggetto, esiste un consenso informato per ogni tipo di vaccino che l'utente, il cittadino deve compilare, all'interno del quale ci sono delle domande precise rispetto a patologie che lo caratterizzano piuttosto che a farmaci che prende e chiaramente poi viene inquadrato rispetto alla tipologia. Di siero o di precauzioni che sono da prendere. Fatto sta che all'interno del piano vaccinale, anche per le motivazioni che diceva prima il professor Crisanti, noi abbiamo delle specificità per cui i soggetti ultra ottantenni che hanno delle caratteristiche di fragilità precise. Vengono vaccinati col vaccino Pfizer piuttosto che Moderna, che sono la stessa cosa in termini concettuali, cioè sono vaccini a mRNA, quindi non sono differenti concettualmente, così come gli estremamente vulnerabili, così come i disabili, e non è che ci inventiamo niente perché sono codificati all'interno di classi di patologie. Rispetto alle quali hanno addirittura delle esenzioni e quindi sono ben incasellati. Dopodiché è evidente che il medico vaccinatore, nel momento in cui fa l'anamnesi, ha una checklist e quindi ci sono delle domande che vanno oltre e che ci permettono, come ci stanno permettendo ora, di ritenere dei soggetti non idonei a un certo tipo di siero e da riorientare su un altro. E adesso cambiamo argomento. È stato stipulato oggi un patto di collaborazione ideato a fine 2020 tra il Comune di Ferrara, l'azienda USL e il consorzio IFM per rafforzare lo screening anti-Covid al polo chimico di Ferrara. E al petrolchimico prossimamente si potranno vaccinare le migliaia di persone e i loro familiari. Sentiamo. Ogni giorno circa 3.000 persone popolano il petrolchimico di Ferrara tra dipendenti e addetti esterni, alcuni dei quali soprattutto camionisti provenienti anche dall'estero. Per questo, dall'inizio del periodo pandemico, da subito il polo chimico era un luogo che poteva diventare sensibile al rischio contagio. Così il consorzio IFM, che riunisce le aziende che popolano il petrolchimico, ha adottato tutte le misure stringenti possibili per evitare i contagi. Il petrolchimico, posso dirlo perlomeno fino ad oggi, non ha ancora avuto nessun tipo di ingresso di persone malate oppure addirittura di contagio. Questo è chiaro, è potuto succedere grazie all'aiuto che ci danno tutti i soci, tutti i lavoratori e lo stesso identico sindacato che a loro volta fa una parte di intervento, suggerisce e in ogni caso segue attentamente i propri colleghi. Attività di prevenzione e contrasto al Covid che è stata formalizzata grazie a una convenzione firmata anche dall'azienda USL di Ferrara e dal Comune. È importante perché verremo a stabilire qui almeno 2 giorni a settimana un punto di tracciamento e quindi vuol dire che faremo dei tamponi ai lavoratori che già in parte li fanno e quindi andremo ad integrare complessivamente, ulteriormente il numero dei tamponi e quindi la possibilità di intercettare ovviamente dei positivi e di contenere il tutto. Allo screening a tappeto al personale prossimamente si aggiungeranno le vaccinazioni per i dipendenti e per i loro familiari. Obiettivo sarà in un periodo di circa 20 giorni vaccinare tra le 5 e 6.000 persone. Dipenderà dalla fornitura e dalla disponibilità di dosi di vaccino. A decidere quando sarà il momento sarà il coordinamento provinciale in base al piano nazionale. Questo è lo stadio finale e noi ci siamo già proposti, come abbiamo sentito oggi, appena arriveranno i vaccini insieme all'USL, organizzeremo questa cosa, daremo un forte supporto, grazie sia ai nostri vigili del fuoco, ma grazie e naturalmente al sanitario, ma grazie soprattutto al fatto che qui dentro possiamo disporre permanentemente di 3 ambulanze, una direttamente nostra, due direttamente del 118. Quindi praticamente si può lavorare in casa. È chiaro che questa convenzione dà una grossissima mano ai lavoratori, ai familiari e direi anche a tutta Ferrara. A disposizione dell'azienda USL al petrolchimico anche un frigo che può arrivare a meno 80 gradi per conservare le dosi di vaccino. Una collaborazione totale, insomma, per estendere la lotta e la prevenzione al Covid.
È un rapporto che si è consolidato sin da subito. La nostra amministrazione, il sindaco Alan Fabbri in particolar modo, è stato il promotore della sottoscrizione di questa iniziativa, perché risulta di grande valore per l'intera comunità ferrarese. E chiaramente è innegabile il fatto che il petrolchimico rappresenta proprio una città nella città. Con l'impegno nella sottoscrizione della convenzione, l'amministrazione si impegna appunto nel promuovere questa iniziativa con tutti i mezzi a disposizione. È un'opportunità di grande educazione sanitaria e l'amministrazione è al fianco del petrolchimico. Adesso la cronaca del nostro TV giornale, si parla di sfruttamento della prostituzione a Ferrara, è stato arrestato il presidente di una finta associazione. Sentiamo. Aveva creato una finta associazione che si proponeva come sostegno alle donne maltrattate e l'avrebbe pubblicizzata anche sui siti internet e sui social network, ma in realtà un ferrarese di 54 anni, già noto agli uffici di polizia, aveva ben altri scopi. L'uomo, secondo i carabinieri, si proponeva alle donne che contattavano l'associazione come interlocutore affidabile che avrebbe potuto supportare le donne che chiedevano aiuto. Invece, per gli investigatori, sarebbe stato uno sfruttatore che organizzava tramite internet gli incontri a pagamento. Un giovane ferrarese, dopo aver risposto a uno degli annunci e ricevuti i video, nutriva seri dubbi sulla maggiore età di una giovane, per cui contattava la trasmissione televisiva Le Iene, che documentavano l'incontro organizzato dal 54enne. Martedì così il nucleo operativo ha eseguito l'ordinanza del GIP Vartan Giacomelli e arrestato l'uomo per il reato di sfruttamento della prostituzione aggravato. Ora l'uomo si trova nel carcere di Virginone, a disposizione dell'autorità giudiziaria. E adesso parliamo del Po, che è in secca come nel mese di agosto ed è quindi SOS siccità. A dare l'allarme Coldiretti Ferrara, che ricorda il problema dei cambiamenti climatici come il gelicidio in Campania. Vediamo. Una primavera che sa d'inverno anche in questo 2021. Temperature sotto zero e la neve che ha fatto la sua comparsa anche a Ferrara hanno distrutto i raccolti dopo un intero anno di lavoro. Sembrerebbe di voler ripetere un po' le stesse cose da un po' di anni. Purtroppo è così. Anche quest'anno, l'anno 2021, ci troviamo a fare i conti con un andamento climatico abbastanza anomalo rispetto a quello che era la media consolidata, quantomeno degli ultimi anni, ma che proprio invece da un po' di tempo si caratterizza per alcuni fattori. Prima di tutto una primavera anticipata, quindi il mese di febbraio è stato di un paio di gradi superiore alla media del periodo, e poi una precipitazione invece delle temperature appunto che portano addirittura a gelate e quindi a danni anche alle colture in campo. Quest'anno registriamo già in queste ore, stiamo facendo le verifiche del caso, ma già è abbastanza allarmante la situazione per quanto riguarda le albicocche, le ciliegie e le pesche precoci che sono state bruciate, tra virgolette, dal gelo che soprattutto nella giornata di sabato, tra venerdì e sabato, si è abbattuto anche sul ferrarese, con temperature con punte anche di meno 3, meno 4, meno 5 gradi, quindi a quelle temperature lì purtroppo i fiori che erano già pronti per allegare, quindi poter far dare frutto, si sono tra virgolette appunto bruciati, quindi sono stati danneggiati e non ci potrà essere raccolto. Stimiamo che purtroppo su questo tipo di prodotti ci sarà una perdita a seconda del territorio, ma che vada da un 60-70 fino all'80-90% di perso. Ed è il secondo anno di seguito. La conferma dei cambiamenti climatici in atto si registra anche sulla mancanza di piogge e nevicate. Purtroppo piovosità molto scarsa e quindi già il Po che ha dei segnali di secco quasi, quindi siamo a livelli quasi agostani per dire, e questa è una preoccupazione che siamo appena all'inizio della stagione, quindi dovremmo avere in questo momento già avuto la ricarica delle falde, dovremmo avere anche i fiumi con acqua disponibile per poter iniziare la stagione irrigua. Ci sono già aziende che hanno chiesto l'anticipo di irrigazione perché hanno colture sensibili che hanno bisogno già di acqua in questo periodo. Fortunatamente il consorzio è riuscito ad accontentare quasi tutti, quindi questo ci conforta sulle capacità operative. Però ha un costo. Ecco, la cosa che purtroppo incide è che chi ha bisogno di acqua in questo periodo prima della stagione irrigua ordinaria dovrà pagarla perché appunto ha delle operazioni di invaso e di gestione ulteriori, diverse, vanno a carico purtroppo delle imprese singole che ne hanno necessità, però ne hanno bisogno e quindi lo fanno. Stiamo aspettando le decisioni del consorzio per vedere quando potrà partire la stagione irrigua ordinaria, quindi l'invaso di tutti i canali, la disponibilità per tutte le aziende che hanno necessità irrigue a un costo che sarà quello ordinario, appunto, di irrigazione previsto già dal regolamento. Normalmente negli ultimi anni c'è stato un anticipo sensibile,
10-15 giorni anche rispetto alla data ordinaria, le condizioni sono tali che attendiamo e speriamo anzi che ci sia la presa d'atto, che purtroppo anche quest'anno bisognerà anticipare la stagione irrigua. Intanto proprio questa mattina il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha deciso di anticipare l'irrigazione a martedì 6 aprile. E adesso invece parliamo di un appuntamento di questa sera. Si è parlato anche del nuovo Fondo per la Pesca 2021-2027 approvato a maggioranza al Parlamento Europeo nella nuova puntata di Con i Piedi per Terra oggi in onda alle 21.30 questa sera appunto su Telestense. A parlare dell'accordo sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura è stata l'eurodeputata Rosanna Conte in Commissione parlamentare pesca al Parlamento europeo. Vediamo. Appena chiuso il FEAMPA, che è il fondo che da FEAMPA si è trasformato in FEAMPA. Già si capisce mettendo questa A che c'è stata una maggiore attenzione a quella che è l'acquacoltura, sia da un punto di vista della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Per noi va benissimo perché continuano a dire che non possiamo pescare perché il mare non ci sono pesci, quindi a maggior ragione cerchiamo di investire su quello che è l'acquacoltura. Nel FEAMPA all'inizio noi eravamo un po' contrariati perché c'era stata una riduzione di budget rispetto al 2014-2020. Però siamo riusciti a portare a casa delle cose importanti, come ad esempio un'estensione per l'arresto del fermo temporaneo e definitivo, l'ammodernamento dei motori soprattutto per meno inquinanti di CO2, e dopo la facilitazione all'accesso al credito, anche a livello assicurativo in caso di incidenti in mare, perché possono succedere questi. Dopo l'aiuto nello stoccaggio, che è stato necessario come in caso di pandemia, un contributo del 40% per i giovani pescatori che vogliono acquistare una prima imbarcazione, quindi cosa importantissima questa, perché appunto, come ha detto prima Avadis, la pesca viene ridotta, stanno riducendo i pescherecci, qui in Europa continuano a dire che peschiamo troppo, ma se ci sono meno pescatori, come facciamo a pescare troppo? Questa è la domanda che io propongo sempre. Quindi bisogna incentivare anche i giovani a riprendere questa attività. Appuntamento dunque questa sera, ma adesso parliamo di calcio. Conferenza di metà settimana oggi per la SPAL. A intervenire è stato il centrocampista Simone Missiroli. Lo sentiamo. Abbiamo saputo in questi giorni che sarai con noi anche l'anno prossimo. Ah, per i prossimi due anni almeno. Mi dovete sopportare almeno per i prossimi due anni, sì. Abbiamo trovato un accordo con la società, sono contento perché già dal primo anno dicevo che comunque volevo fare un percorso importante con la SPAL. Comunque ho già raggiunto le 100 presenze, quindi ne farò altre. Sono contento perché sono sicuro di poter fare un percorso importante alla SPAL, che non vuol dire che siano solo successi, perché in un percorso ci possono essere anche fallimenti. E siamo partiti con una salvezza esaltante, poi l'anno scorso purtroppo c'è stata la recessione. Speriamo di rimediare quest'anno e poi ci sono gli altri anni a seguire. Quindi, per essere chiari, è prolungato fino al 2023, cioè allora, quest'anno più altri sì, due? 22-23, sì, altri due anni, cioè passato questo. Bene. Altri due anni, sì. Per quanto ti riguarda personalmente, poi aggiungo anche un'altra domanda, insomma, parallelamente, interno, regista, dove ti trovi meglio e dove pensi obiettivamente alla fine della regular season troveremo questa SPAL? Ma fino a 2-3 anni fa ti avrei detto mezzala, adesso ho il dubbio anch'io, quindi non saprei dirtelo. Dai, ormai lo faccio, faccio un ruolo fisso ormai da 2-3 anni, quindi mi alterno sempre, quindi ormai mi sono abituato a fare tutti e due i ruoli e non trovo difficoltà a farli. Qual era l'altra domanda? Dove pensi, quando? Sinceramente, quale pensi potrà essere la posizione che occuperà la SPAL al termine della regular season? Una domanda non facile. Comunque l'obiettivo minimo resta quello dei playoff, ovviamente. Non fare i playoff sarebbe veramente un fallimento per noi. Quindi spero nei playoff, sicuramente. Sbilanciati un po'. Tutti
Ma è talmente corta la classifica che basta un attimo. Abbiamo fatto una vittoria in 12 partite, bastava veramente un attimo che una partita in più vinta, magari che di quelle che abbiamo perso proprio buttate via, ed eravamo lì a pochi passi dal secondo posto. Sicuramente ora non dipendiamo da noi, quindi non è facile dare un pronostico, perché comunque il Lecce ha più 7, quindi devono rallentare ancora molto. Ci hanno aspettato già tanto, magari ci aspettassero ancora un po'. E siamo in chiusura del nostro TV giornale. Prima di chiudere vi ricordo i programmi della serata: alle 20 su Telestense Campania Amica News, alle 21.30 con I piedi per terra oggi e alle 22.30 un primo piano dedicato al ciclo dell'acqua in collaborazione con ERA. Con questo è veramente tutto, vi ricordo queste altre notizie su telestense.it e sui nostri canali social, quindi grazie ancora una volta per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.